Ciao, in questo video volevo far vedere come ho realizzato questo trucco e dirvi innanzitutto che è un trucco su richiesta che una di voi mi ha fatto. Adesso non ricordo chi di preciso, ma comunque ho risposto alla tua richiesta, insomma, realizzando questo trucco che ho utilizzato praticamente tre ombretti, facilissimo da realizzare. Insomma, adesso vado a mostrarmi appunto i prodotti che ho utilizzato per realizzarlo. Allora, come primo prodotto ho utilizzato questo correttore che utilizzo solitamente come primer ed è della Frammenti. In questa palette ci sono, questa è una palette di ombretti. La palette, l'involucro della palette è della Essence, ma ci sono, è della Essence, della Puro Bio, scusate, ma ci sono all'interno ombretti Deborah. Vedete, in questa palettina qui ci sono questi colori qua. Io per la precisione ho utilizzato i due viola, questo sopra e questo sotto. I due viola. E poi come ultimo ombretto, come ultimo ombretto appunto, ho utilizzato questo rosa della New York Color. Adesso ve lo faccio vedere questo qua, questo ombretto qua. L'ho utilizzato, gli ombretti li ho utilizzati, li ho applicati utilizzando questo per il viola più scuro, perché appunto mi veniva, mi ha fatto, l'ho fatto un po' più preciso come sfumatura, e questo sia per l'ombretto viola chiaro che il rosa, perché è piatto. Cioè, l'ho usato sia per la base che per fare la base sull'occhio dell'ombretto viola chiaro, che per fare l'angolo interno con il rosa. Poi, successivamente, ho applicato questo eyeliner della Kiko. È fatto un po' un disastro, però vabbè. Se non faccio disastri, non è un mio video. Quindi ho utilizzato questo eyeliner e infine ho utilizzato questo, dov'è? Ah sì, questo mascara della Dolomio che ormai sto utilizzando da un po', mi ci trovo benissimo. E come rossetto ho utilizzato questo qua della Maybelline senza matita della collezione Kate Moss, cioè questo colore qui. Questo. E quindi adesso io vi lascio al video e noi ci vediamo dopo. Ciao ciao!
Eccomi, sono tornata. Allora, spero che il trucco vi sia piaciuto. Come avete visto, è molto facile da realizzare, a parte per l'eyeliner, che ho fatto un po' un disastro. Però dovete sapere che è tipo un po' che non lo utilizzavo, quindi ci devo riprendere la mano. E quindi è abbastanza normale che abbia fatto questo disastro per me. Appunto, è normale che all'inizio, quando non uso una cosa da un po', faccio un mezzo disastro, però il trucco devo dire che è uscito benissimo, mi piace un sacco e spero che piaccia anche a voi, appunto. Se appunto vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, commentate e condividete se volete. Noi ci vediamo. Ah, prima di salutarvi, vi ricordo che potete lasciarmi le varie domande qui sotto, io poi risponderò nella rubrica I buoni propositi. No, ho sbagliato la posta di Marica Maricuzza. E comunque, qualsiasi consiglio volete chiedermi, potete farlo qui sotto. Vi ricordo che ci sono anche le mie pagine social, trovate tutti i link qui sotto. E vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!